Salve a tutti cari amici di The Abusi Game e benvenuti in questo nuovo video. Per gli amici che ci conoscono già sarà qualcosa di nuovo e chissà se in futuro ne arriveranno altri simili, sempre se l'idea vi piaccia. Oggi non sono in compagnia di Michele e Pepino perché sostanzialmente non ne servivano. È una cosa che ho voluto fare io, come ho voluto comprarmi, dopo anni e anni di continui rimandi, un volante per PlayStation 4. Allora ragazzi, oggi volevo parlarvi in modo tranquillo e personale, come se fossimo amici. Il volante e tutto il resto non mi è stato regalato, l'ho comprato con i miei soldini e quindi volevo parlarvi in modo personale del mio acquisto. Non sto facendo pubblicità a nessuno. Quindi iniziamo con il volante Logitech Driving Force per PlayStation 3, PlayStation 4 e PC. Successivamente andremo a vedere il supporto, ovvero il GT Omega Steering Wheel Stand. E successivamente, in brevissimo ragazzi, la Legend Edition di Dirt Rally per PlayStation 4. Come vi ho già detto, il volante funziona sia su PlayStation 4 che PlayStation 3, e addirittura anche su PC. Il Logitech G29 lo potete trovare su Amazon attualmente a 330 euro. Non è poi così economico, costa parecchio. E quindi io vi invito a curiosare su altri siti, magari trovate qualche offerta e riuscite a comprarvelo a meno. Io vi consiglio magari di andare su eBay a cercarvelo, magari trovate qualche asta come ho fatto io e sono riuscito a acquistarlo a 260 euro comprese le spedizioni. All'interno della scatola possiamo trovare un foglio con le istruzioni per collegare i vari cavi. Abbiamo il volante, che a primo impatto guardandolo mi è sembrato un giocattolo, forse perché in confronto a un volante vero è leggermente più piccolo, però è molto solido. Ha anche qualche tasto in più come potete notare, però non ho ancora capito a cosa servono. Avendo comprato il Logitech G29 dal Regno Unito, ragazzi, come avete visto, la presa per alimentare il volante non è come le nostre italiane, quindi sono dovuto andare dal mio elettricista di fiducia a comprare appunto la presa italiana da sostituire al costo di 2-3 euro, quindi non è stata una spesa eccessiva. La pedaliera invece, ragazzi, vi colpisce subito, almeno per me è stato così. Pedali veramente fatti bene in acciaio e ogni pedale ha una sua resistenza diversa, in modo da simulare appieno i veri pedali di un'automobile. L'unica pecca, personalmente, credo siano i pedali troppo vicini tra loro e può capitare che durante la fase di gioco si vada a schiacciarne due contemporaneamente in una sola volta. Però dopo qualche ora ci si abitua. Nonostante il peso, tra una frenata e l'altra, la pedaliera, se non è fissata sul pavimento o comunque non c'è qualcosa che la tiene ferma, tende a scivolare. Come potete notare, nella scatola del Logitech G29 non c'è il cambio, quello lo si deve comprare a parte, al prezzo di 60-70 euro circa. Io devo ancora comprarlo, per adesso non ce l'ho. Arriviamo ora al supporto, ovvero il GT Omega Steering Wheel, che credo personalmente sia obbligatorio per i videogiocatori su console, a meno che non abbiate un tavolino dove appoggiare il vostro volante. Mentre per i videogiocatori su PC, secondo me potete fare anche a meno, perché il PC, essendo su una scrivania, potete fissare il volante alla scrivania, la pedaliera magari la fissate in qualche modo a terra e potete fare anche a meno di questo supporto. Su internet potete trovare tanti supporti, ma credo che a 140 euro il GT Omega sia uno dei migliori, a meno che non andate ovviamente a comprarvi quello con anche il sedile, ma lì andiamo sui 300-400 euro. Però se siete dei veri appassionati potete anche comprarvelo. Allo stesso prezzo, ovvero 140 euro, c'è il wheel stand, lo potete trovare su Amazon, ma personalmente credo già esteticamente è brutto da vedere. In più
non avete molta scelta nel regolare il cambio, lo potete fissare solo di fianco al volante, mentre nel GT Omega avete più regolazioni. Il supporto mi è arrivato pochi giorni dopo l'acquisto e ci ho messo un bel po' a montarlo perché all'interno non c'erano le istruzioni. Diciamo che una volta montato e fissato il Logitech G29 non combacia perfettamente. Difatti, come potete vedere, il volante non combacia perfettamente alla piattaforma una volta avvitato. Mentre la pedaliera, anche quella, una volta avvitate le due viti posteriori, potete notare che non è allineata al volante. Ma ragazzi, queste sono delle piccolissime pecche che possono anche esserci, non vanno ad influenzare la nostra esperienza. Le uniche due pecche che possiamo riscontrare del GT Omega sono, allora, la regolazione dell'inclinazione che va ad alzare ed abbassare il volante. Come potete notare, abbiamo solo due buchi. Il primo è eccessivamente troppo alto, o che vi sedete su un tavolo, ragazzi, ma non credo. Mentre il secondo è un po' troppo basso e quindi credo che dovevano fare tre buchi più vicini possibili in modo da avere una regolazione migliore. Io fortunatamente ci gioco sul divano, ragazzi, e riesco a giocare con la seconda regolazione. Se voi non riuscite a trovare la regolazione che fa per voi, dovete portare delle modifiche al supporto. Mentre l'altra, che pensavo ci fosse nel supporto, è la regolazione che non c'è della pedaliera. Pensavo che avevano fatto anche lì una piccola regolazione per inclinare la pedaliera in modo da appunto alzarla o da abbassarla a piacimento. Invece non c'è. Per il resto è un ottimo supporto, niente da dire. Esteticamente gratificante. Qui abbiamo, adesso vi faccio vedere le varie regolazioni. Qua vi ho già detto la regolazione, ok. Qui si va ad allungare ancora sempre per il volante. Qui abbiamo una piccola inclinazione che va a regolare sempre il volante. Poi, una volta, io non ho il cambio, ragazzi, quindi non posso darvi un parere personale. Qui, allora, possiamo andare ad allungare, praticamente a lavorare in profondità, ad allungare e accorciare il cambio. Forse l'unica pecca, adesso io non ho ancora montato il volante, ma qui si può ovviamente alzare. E ho notato che se noi andiamo a spostare il cambio abbastanza in profondità e andando a alzare si va a picchiare contro il volante, quindi non so se è un problema o si può anche sorvolare questa cosa. Ve lo dirò quando, ragazzi, acquisterò il cambio. All'interno della confezione, come avete visto, c'erano anche degli adesivi che ho incollato, ma poco dopo, ragazzi, ho staccato perché non si incollavano. Gli angoli si staccavano e non mi piacevano esteticamente, non mi piacevano, ragazzi, quindi l'ho tolti e ho lasciato il tutto nero, molto elegante. Veniamo dunque al gioco, la Legend Edition di Dirt Rally. Iniziamo con il dire, ragazzi, che non sono un appassionato di rally, non ho mai visto una gara in vita mia e fino all'altro ieri non sapevo chi fosse Colin McRae, o meglio, per gli amici, Colin McCrash. Sono però sempre stato affascinato dalla guida fuoristrada, che mi portò nel lontano 2012 a comprare il mio primo gioco di rally, ovvero Dirt 3. Ci giocai su Xbox 360 e mi piacque un sacco, e da lì cominciai a sognare un volante come questo. Quindi questo Dirt Rally in teoria dovrebbe essere il 4 della serie Dirt.
e undicesimo di tutta la serie, almeno così ho letto su Wikipedia. Undicesimo contando anche gli arcade e tutto il resto, ragazzi, anche i piccoli capitoli che sono usciti sempre prodotti dalla Codemasters. Allora, nella Legend Edition di Dirt Rally abbiamo il codice per sbloccare la Mini Cooper S e tutti i suoi pacchetti per gli eventuali potenziamenti, oltre ad avere un bellissimo documentario intervista fatta a Colin McRae poco prima di morire, ragazzi, riguardo a tutta la sua vita e ovviamente alla sua carriera da pilota da rally. Questo documentario in Blu-ray, ragazzi, l'ho trovato abbastanza interessante e ve lo dice uno non appassionato di rally. Dura all'incirca 1 ora e 40 e a mio avviso è abbastanza scorrevole. Mentre riguardo la Mini Cooper S, ragazzi, l'ho usata una volta e basta. Quindi non so se era poi così fondamentale il suo inserimento nel gioco. Tutto sommato, ragazzi, una Legend Edition al prezzo normale di un gioco, credo di averla pagata 65€. Diciamo che si poteva fare anche a meno del Blu-ray e della Mini Cooper, ma ragazzi, una volta che sono gratis va bene qualsiasi cosa. Quindi accontentiamoci, il Blu-ray è stato bello, a me è piaciuto, io non sono un appassionato di rally, quindi ho scoperto anche alcune cose di questo sport. Adesso, ragazzi, vi mostrerò un brevissimo gameplay su appunto Dirt Rally giocato con il Logitech G29. Giocherò con il cambio automatico perché appunto il cambio non ce l'ho. Potrei sempre usare, starete dicendo, potrei sempre usare quello al volante, ma non mi piace, ragazzi. In un gioco di rally il cambio al volante secondo me non è adatto, difatti non lo userò, userò il cambio automatico e quindi non userò neanche la frizione. Più avanti molto probabile che comprerò il cambio da fissare qui e probabilmente vi mostrerò anche quello. Eccoci qua, ragazzi, impostazione. Iniziamo con il dire che non è per niente facile mettersi qua sotto. Noterete che il volante è molto basso, ma ciò lo rende veramente comodo, perché se magari lo tenete un po' più avanti o leggermente più alto, dopo un'ora di gioco inizierete a sentire dei piccoli dolori alle spalle e alle braccia. Quindi vi consiglio di metterlo in una posizione comoda come questa e potete giocare anche 2-3 ore di fila senza problemi. Ne ho approfittato, non avendo il cambio, e ho messo il microfono. Come potete notare, se giocate da divano c'è questo problema, che non riuscite a tirare in avanti il supporto per il cambio e quindi il cambio risulta leggermente troppo distante. Quindi è preferibile avere magari una sedia in modo che riuscite a tirarlo in avanti, altrimenti potete apportare delle modifiche facendo dei buchi, inserendo delle placche e creandovi il supporto per fissare poi il cambio. Il volante è collegato ovviamente con la presa USB e l'alimentatore ovviamente per alimentare il motore che va a simulare la guida. Una cosa che non vi ho detto, la postazione pesa circa 13 kg. Insieme al volante è probabile che arrivi anche a 18 kg, quindi ragazzi non la spostate, anche facendo delle brusche frenate non riuscite a spostarla, è ben ancorata a terra, anche grazie ai piedini, possiamo chiamarli così, molto morbidi che vanno ad aggrapparsi bene al pavimento. L'unico movimento che potete notare è questo, adesso mi casca il microfono, ragazzi, ma non va a incidere sulla guida. Siamo pronti a gareggiare, ragazzi, spero vediate bene, ho messo la telecamera appunto davanti al volante in modo che
potete vedere sia il volante che il gioco, ovviamente. Allora, volevo dirvi riguardo al tasto in più, ho scoperto che serve per regolare i vari settaggi delle vetture. Poi un'altra cosa, ho cambiato il tasto che si usava per azionare il freno a mano, che era il cerchio, l'ho spostato e l'ho messo alla leva di sinistra, quella che si userebbe per scalare, ma dato che io uso il cambio automatico non mi serve, ho pensato bene di mettere il freno a mano azionando questa leva di sinistra, perché molte volte quando facevo i tornanti a schiacciare il cerchio mi riusciva scomodo. Quindi, detto questo, faremo una gara in evento personale, non andremo a fare il campionato. Nel campionato io sono ancora in campionato dilettanti, il gioco non è molto che l'ho preso, quindi non pensate di vedere un fenomeno al volante, ragazzi, mi raccomando. E poi alcuni di voi avranno visto il nostro walkthrough di Mafia 2 e si sono già fatti una piccola idea sulle mie guide spericolate. Allora, anni 70, perché io nel campionato sto usando la Escort MK2 di Colin McRae e voglio usare ancora questa perché così la so già un po' usare, a differenza delle altre che non le ho mai guidate e mi risulterebbe un po' difficile, perché prima bisogna prenderci un po' la mano, ovviamente, perché ogni macchina ha la sua potenza, tenute di strada, eccetera eccetera. Saremo in Finlandia in un circuito che si chiama Jyrkinsjärvi, famosissimo circuito del Jämsä, e ghiaia sottile 100%, molto bene. Io spero veramente, ragazzi, che questo video vi piaccia, non fa per me fare le recensioni di certe, cioè non sono proprio adatto a queste cose, quindi mi sono abbastanza impegnato per portarvi un piccolo parere personale su tutto quello che avete visto e vi ho mostrato. Ok, quello là sono io, Jack Amoruso, siamo pronti. Volevo anche mostrarvi prima di partire le varie inquadrature possibili. Io uso questa, io preferisco questa, che è quella praticamente davanti alla macchina, quella dove c'è il radiatore, dove ci sono i fanali. Poi c'è questa qui che è sopra il cofano, poi c'è questa qui che è sopra il cruscotto, questa qui in prima persona, che non ci vedi una mazza, ragazzi, non so come fate a come si fa, certa gente gioca usando questa inquadratura. Con certe macchine si può ancora fare, ma con altre, ragazzi, è veramente difficile. Poi c'è terza persona da vicino e terza persona da lontano. Noi usiamo questa. Ah, un'altra cosa. Nelle opzioni e nelle mie preferenze ho l'ABS, controllo aderenza e controllo stabilità al 4. Quindi è abbastanza semplificato, tenendo conto che al 5 è il massimo. Però è comunque difficile, ragazzi, per me che ho appena iniziato. Ora andiamo. 4, 3, 2, 1, via. 200 attraverso avvallamento, dosso. Destra 6, lunga 100. Sinistra 4, mezza lunga su dosso salta. 200. Mezzo su dosso forse salta. 150 attraverso avvallamento in mezzo su dosso 80. Sinistra 5, mezza lunga su cunetta. 40, occhio, destra 5 su dosso salta. Continua nell'avvallamento, piccolo dosso. 40 dopo bivio sinistra 3 lunga. 100, salta dosso, destra 6 su dosso salta. Chiude 5 lunga 40, tieni sinistra su dosso salta. 60 cunetta, attenzione in mezzo su salto grosso. Sinistra 6, 100. Destra 6 su dosso 80. Nell'avvallamento attenzione, forse salto dosso. Sinistra 6, 60, curva angolo destra, non tagliare. Destra 5 lunga oltre bivio, chiude 4. 40. Sinistra 5 lunga su cunetta, chiude 120. Occhio, dritto su salto 60.
Sinistra 5 sul dosso, salta, forse non tagliare. 80. Destra 5 chiude, 4 sul dosso, non tagliare. 40 dosso, sinistra 6. Attenzione, in mezzo sul salto grosso. Sinistra 3, mezza lunga, apre sul dosso. 80. Destra 5 lunga su 2 dosso. Ai. Che botta, ragazzi, però siamo attenzione, tornati subito quattro, sul dosso, in strada, fortunatamente. Non tagliare 150. Destra 5 lunga sul dosso, forza, salta. 200. Destra 6. Sinistra 6 lunga sul dosso, 40. Forza, salta addosso. 130. Sinistra 4 lunga sul dosso, 250. Dritto attraverso abballamento. Destra 3, mezza lunga, chiude e apre sul dosso. Destra 6. Attenzione, sinistra 4 sul dosso, salta, forse non tagliare. Dritto. Attenzione, sinistra 4 sul dosso, salta. 40, sinistra 3 lunga su cunette. 60. Destra 5 lunga sul dosso. Sinistra 5, mezza lunga. 60. Destra 3, mezza lunga, apre sul dosso, 80 dopo bim. Sinistra 6, destra 6 dall'avvallamento. Occhio, sinistra 2. Destra 5 sul dosso, 100. Dosso, destra 4, mezza lunga, dosso, salta. 100. Occhio, dosso, salta a destra 6, attraverso avvallamento. Sinistra 4 sul dosso. Sinistra 4 lunga, dosso, 120, piccolo dosso, 80, attenzione in mezzo sul salto grosso, 80, destra 2 dopo bivio, destra 5 su 100, in mezzo sul dosso 200, in mezzo sul dosso salta 40, sinistra 4 sul lungo dosso, 100. Destra 6 sul salto, continua per 100 su cunetta. 100 oltre il bivio dosso. Traguardo. Mamma mia, ragazzi. Siamo arrivati con cattiveria al traguardo, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto anche un buon tempo. Sì, non è stato male. Siamo arrivati comunque primi. Molto, molto bene. Dosso. Intanto che vi saluto, vi faccio vedere il replay. È possibile cambiare inquadratura? O mezza lunga sul dosso, salta. Non si può far niente. Fa tutto lui? Telecamera. L1 e R1. Alta. 150 attraverso. Vi faccio vedere questa inquadratura dall'interno. Sinistra, dato 5, che io vi ho fatto un gameplay 40, dall'esterno. Occhio, intanto ci guardiamo salta. Questa. Mi viene da muovere il volante, ma non sto giocando. Allora, ragazzi, che dire? Ottimo gioco, ottimo volante, ottimo supporto. I difetti sono veramente pochi. Il prezzo è tanto. Però, ragazzi, se siete appassionati di giochi di corsa, come non potete comprarvi un volante? Vivete al meglio esperienza di gioco. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ah, un'altra cosa che volevo dirvi riguardo al non allineamento della pedaliera al volante. È una roba veramente minima, fatto sta che nel video non si è neanche notato. Però è leggermente spostata a destra, ma proprio di un centimetro, niente di così grave. Ecco, quindi sono ottimo volante, ottimo supporto, a parte un po' le regolazioni che sono un po' scomode. Ecco, io avevo preso una bella botta, ragazzi. A parte appunto le regolazioni, sono un po' scomode perché per spostare di poco devi svitare 8000 viti, quindi è un po' scomodo quello. Se magari vuoi far giocare un altro tuo amico, per esempio io, se volessi far giocare Peppino, devo svitare 8000 viti per farcelo stare qui sotto. Fortunatamente non ci giocherà. Però settimana prossima, sempre di domenica, con questa rubrica i videogiocatori della domenica, arriverà probabilmente Uncharted 4. Probabilmente. Parrebbe, come
dice il buon Pepino. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io ho cercato di fare del mio meglio, è una cosa che non mi riesce bene questa qui di parlare, di recensire dei prodotti. Quindi la parola rimane a voi. Quindi io vi ricordo, oltre che a commentare cosa ne pensate di tutto ciò e anche magari a darmi qualche suggerimento per migliorare la guida, vi dico di lasciare un mi piace o un non mi piace, perché siete liberi di fare quel caspita che volete. Anzi, magari se mettete un non mi piace, ditemi anche perché non vi piace, e così almeno posso anche migliorare. Mi fate dei commenti costruttivi, io posso anche migliorare, giustamente. Quindi, che dire, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!